Critiche al bacio tra Cecchi Paone e Antolini, ex naufraghi, disagio e cattivo gusto. Nel corso della puntata dell'Isola dei Famosi 2023, trasmessa martedì 2 maggio, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono scambiati un bacio appassionato per festeggiare il fatto di avere superato indenni il televoto. Enrico Papi ha ironizzato: "Trattenetevi, trattenetevi, fermatevi. Siete contenti, ma è sempre la prima serata di Canale 5. Ilari Blasi ha fatto notare alla coppia che la capanna non c'è più. In queste ore, due ex concorrenti del reality hanno commentato la scena, parlando di disagio e cattivo gusto. Luca Vismara è stato tra i concorrenti dell'Isola dei Famosi nell'edizione tenutasi nel 2019. L'ex naufrago ha storto il naso davanti al bacio tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, spiegando di averlo trovato eccessivo per il contesto nel quale è avvenuto. Le sue parole, affidate a un tweet, sono state: "A me i baci così slinguazzati, che siano etero, gay, lesbo o di stoca, mi suscitano disagio. Li trovo di cattivo gusto." Insomma, sembra che abbia trovato eccessivo il trasporto tra i due, dato che le effusioni avvenivano in pubblico. Anche un altro ex isolano, Giacomo Urtis, ha detto di aver trovato di cattivo gusto il bacio tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, i baci lingua a lingua sia gay, etero, lesbo, dati in maniera plateale non sono di buon gusto. Comunque viva l'amore libero. Tra i commenti a quel momento specifico della puntata, anche quello di Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello VIP. "Qui è un attimo ad essere etichettati come omofobi, ma non hai il bacio, e Cecchi Paone che mi fa ribrezzo. Anche se baciassi una donna mi farebbe lo stesso effetto. E poi, vuoi un'edizione senza esagerare e metti lui per la terza volta,